Luca, buongiorno. Buongiorno. Importante vittoria, direi, in rimonta, serviva proprio per dare sia spinta al vostro campionato anche a livello di punti, sia perché si è sbloccato Pablo, che sarà un giocatore molto importante per voi. Sì, è importantissima questa vittoria, e soprattutto perché venivamo da una sconfitta a Ferrara e ne avevamo bisogno per il morale, per comunque rimanere attaccati al treno dei playoff. E la doppietta di Pablo è importante per lui, che è riuscito a risbloccarsi, e per noi, perché abbiamo bisogno dei suoi gol, e sicuramente ci darà una grossa mano nelle partite a venire. Sarà una partita non facile, perché nel primo tempo, pur non avendo creato molto, avete giocato praticamente solo voi, come è successo tante volte, però la prima volta che vengono giù, magari al primo tiro che fanno gol. Sì, forse siamo partiti un pochino a rilento nel primo tempo e il gol è stato un colpo di genio di Carmine, perché noi comunque grosse sbavature non ne abbiamo fatte, magari è stato un pallone in aria che è rimasto lì, però lui ha fatto una gran girata. Poi dopo abbiamo iniziato a giocare, a pressare, e sicuramente nel secondo tempo abbiamo fatto grossi miglioramenti, siamo riusciti a trovare quell'ampiezza che ci chiedeva il mister per riuscire a giocare di più la palla, e abbiamo costruito le nostre azioni, siamo riusciti a fare gol. Anche la tua partita, sei partito anche sì. Tu un attimino. Sì, sì, anch'io, diciamo, personalmente sono partito diesel. Un po' così, poi con tutta la squadra sono riuscito a venire fuori. Ho bene in mente l'immagine che più volte si è ripetuta durante la partita, tu a Campora nel finale sempre a duellare sui palloni, sensazioni, insomma, un ex compagno, ragazzi, insomma, tutti e due, no, giovani. È stata una bellissima sensazione sicuramente, perché con Gennaro l'anno scorso abbiamo condiviso tanto, è un compagno, un amico, ci troviamo molto bene. E essere di fronte a lui, cioè nella stessa zona del campo, a lottare sugli stessi palloni, è stato bellissimo. Lo Spezia adesso è cambiato qualcosa nel futuro per questa vittoria di rilancio, oppure siamo ancora a pensare non esaltiamoci per un successo e non abbattiamoci per una sconfitta? È stato un crocevia questa vittoria, la prima volta che è venuta in rimonta, perché di solito se prendevate il gol o pareggiavate o perdevate. Ah, sì, dobbiamo prenderla come una buonissima reazione per lo svantaggio che era arrivato e per la rimonta che abbiamo fatto, e dobbiamo fare tesoro di questa vittoria e continuare a lavorare su quelle incertezze che abbiamo avuto, perché anche dopo il gol del 2-1 abbiamo avuto un attimo, un momento in cui ci siamo leggermente disuniti, abbiamo rischiato di subire il pareggio. Quindi dobbiamo sicuramente continuare a lavorare per rimanere compatti in tutti i 90 minuti. Mezzala destra, terzino destro, ormai sono le tue due anime, e ci ragiona anche il mister stesso sul tuo posizionamento. Come ti senti tu nella vita? Io sono tranquillo e cerco di lavorare sempre al massimo in allenamento e e fare quello che mi chiede l'allenatore con il suo staff. Quindi se una settimana magari c'è bisogno, ora non c'è stato più bisogno fortunatamente perché De Colle è rientrato,
e sta giocando bene, quindi non c'è bisogno, però se ci fosse bisogno mi allenerei al meglio per fare il terzino, come faccio tutte le settimane, tutti i giorni, per fare la mezzala. Per uno spezzino giocare Pisa-Spezia, sempre che insomma da Pisa ci facciano sapere cosa hanno intenzione di fare, è una sensazione particolarmente, insomma, penso intensa per te. Tra l'altro è un campo su cui l'ultima volta esordì proprio a Campora, che come te da lì insomma si è... Sì, mi ricordo, mi sembra nella finale di Coppa Italia. No, sicuramente è una bellissima emozione, è una partita sentita per tutta Spezia e anche magari un po' per noi, ma tutti metteremo un grosso impegno per dare continuità ai nostri risultati e magari ancora di più perché per i nostri tifosi che ci tengono moltissimo. Come vedi la situazione Pisa anche a livello, diciamo, dei giocatori, di quant'altro, per quello che sta succedendo? No, a noi ci ricorda un po' il nostro secondo semestre del 2008, quando ci fu il fallimento, insomma, andò male. Però se non altro arriviamo a fine campionato senza fare tante manfrine, qua c'è una situazione un po' delicata. Sì, quel periodo non ricordo benissimo perché ero piccolino. Eri molto giovane. Ero molto, molto, molto giovane. Però capisco, se mi trovassi al loro posto non saprei neanche io come comportarmi, però... essendo giocatori, se bisogna giocare una partita sarei sicuramente il primo, come tutti, certo, vogliono giocare e continuare a onorare il loro campionato. Sicuramente è una situazione molto spiacevole. Ho anche un ragazzo, un amico che gioca nel Pisa, Peralta, ho parlato un po' con lui un po' di tempo fa, però era ancora in uno stato non avanzato questa situazione. Ora vediamo, speriamo comunque di giocare. Perché... quando ce lo faranno sapere. Ascolta, ti aspettavi, tu praticamente avevi già fatto il tuo esordio l'anno scorso, diciamo, da titolare per diverse partite, te l'aspettavi che Giulio fosse già subito protagonista così? Conosco Giulio da tantissimo, ho già giocato con lui in primavera e ho sempre visto in lui delle doti molto importanti, soprattutto sul piano della personalità e della tranquillità nel giocare, e quindi quando comunque ho capito che avrebbe giocato ero molto, molto tranquillo per lui, perché non sapevo che non avrebbe avuto nessun problema. Ha stupito molti, però devo dire che io non sono rimasto stupito, perché sapevo che avrebbe fatto il meglio. E per quanto ti riguarda invece, l'anno scorso ti vedevamo più in zona gol, avevi fatto anche il gol, quest'anno ti ci vediamo un po' meno, cos'è? Sono indicazioni del mister o sei tu che non ti vuoi sbilanciare troppo? No, non sono indicazioni, che magari... Qualche volta mi sono tirato un po' io indietro forse, oppure magari in qualche azione venivo da più lontano, l'anno scorso ero più vicino all'area e quindi mi facevo ingolosire dai cross. Sì, perché il mister... Però sicuramente dovrò lavorare. Ha sottolineato questo fatto il mister di conferenza stampa, ha detto finalmente in alcune situazioni avevamo in 3 o 4 in area di rigore. Sì, si è visto sabato, eravamo spesso anche sul primo gol, io ero verso il limite dell'area, però eravamo in tanti a cercare di concludere, e questo è un aspetto che dovremo continuare a portare avanti, dovremo continuare a lavorarci perché per noi è fondamentale.
Grazie Luca. Grazie a voi.